Ultima puntata del 2021 di Random e la cultura è online, un nuovo format TV web in multistreaming che ci ha fatto compagnia tutti i giovedì sera con tanti ospiti collegati da remoto. Molti di loro saranno con noi anche questa sera, subito dopo la sigla. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori collegati nelle pagine social e sul canale YouTube di Clips Comunicazione Media. Questa ultima puntata di Random e la cultura online è il nostro modo di augurare a tutti quanti un felice anno. E lo facciamo con molti dei nostri ospiti che durante quest'anno ci hanno dato la possibilità di conoscere svariati argomenti, di parlare di cose un po' più leggere, da quelle molto più impegnate. E quindi do proprio il benvenuto, iniziando dal professore Lillo Fiorello. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. C'è un problema di Buonasera a tutti. luce. Sì, Dobbiamo devo regolarizzare la spegnere. luce. Perfetto. Do il benvenuto a Valeria Livigni, sovrintendente del mare. Ciao Valeria. Ciao, buonasera a tutti. E non poteva mancare il nostro magnifico rettore Gianni Puglisi, che è un nostro, ovviamente, come dire, il nostro martire, perché ti coinvolgo sempre Non è detto che siano tutti d'accordo, qualcuno potrebbe dire era meglio che mancasse, ma insomma. Ma siccome, come accadeva un tempo, Gianni, che chi portava il pallone tirava i rigori, siccome qua la trasmissione la faccio io, per me tu sei il nostro amato ospite d'onore. Molto gentile. E proprio vorrei iniziare proprio da te, Oddio. Gianni, perché dico, tu sei stato con me il navigatore di questo random in quest'anno che è volato, perché poi abbiamo fatto tantissime puntate, abbiamo trattato tantissimi argomenti, anche importanti, vero Gianni? Molto importanti, ma è stato un anno che sembrava dovesse essere l'anno della svolta, dell'uscita dalla pandemia, che sembrava che dovesse essere l'anno che segnava un passaggio anche politico importante, dal governo delle divisioni al governo dell'unità. Sembrava un anno che dovesse segnare una tappa importante nel cambio del governo del mondo, che con l'avvento di Biden e il tramonto o l'eclissi, questo lo dirà la storia, di Trump, e riprendeva vigore un equilibrio internazionale basato di più fondato di più su basi filoamericane e mettendo un po' in eclissi la filosofia filocinese. Sembrava un anno in cui l'Italia dovesse recuperare un ruolo più centrale nel dibattito europeo. Ebbene, credo che la cosa che sia riuscita più di tutti è l'ultima. L'Italia, grazie a Draghi e grazie al prestigio di Draghi, un prestigio costruito tassello dopo tassello in un'esperienza di civil servant dello Stato. Da quando era professore universitario al Cesare Alfieri di Firenze, di economia internazionale, al Ministero dell'Economia come direttore generale e poi così via, alla Banca d'Italia, alla Banca Centrale Europea, ma soprattutto con una costante che credo ogni tanto faccia bene alla salute degli italiani che la praticano, l'onestà intellettuale e non solo. E la coerenza morale e non solo. Qualche volta l'Europa si è, diciamo, non usiamo francesismi, quindi parliamo in italiano, si è adirata con Draghi. E Draghi più di una volta durante la sua presidenza della BCE ha preso posizioni molto dure, molto chiare, molto nette, ha deciso. Un'abitudine poco italiana, quella di decidere. In Italia si fa la melina, ma non si decide. E Draghi ha deciso e il decisionismo di Draghi gli ha portato qualche antipatia, perché grazie a Dio, se tu hai il coraggio delle tue azioni e del tuo pensiero,
l'antipatia del recluti, però gli ha portato tanta stima e tanto prestigio. E oggi Draghi è, direi, il dopo Merkel. Oggi Draghi è il leader di un'Europa moderna che cerca di reagire come può, afflitta dalla pandemia del Covid, a questi disastri. Certo. Ma tranne questo Gianni, episodio... Scusami Gianni, ti devo interrompere, ti chiedo venia, perché no, siccome c'è... Allora, questa sera è una puntata un po' particolare, avviso tutti coloro che ci stanno guardando, siccome è un susseguirsi di ospiti, molti si stanno collegando, infatti mentre eravamo in attesa di andare in diretta, dicevo proprio questo, alcuni addirittura si collegheranno dal ristorante, perché non ovviamente le giornate che sono un po' particolari, non è ovviamente al ristorante, ma è collegato dalle vie della città il nostro Manlio Melluso, il direttore responsabile del Sicilia.it. Ciao Manlio, devi inserire il microfono. Manlio, c'è il microfono, non è inserito. Manlio, devi inserire il microfono. Allora, spero che mi sentiate, come dicevi bene tu Ludovico, sono giornate un po' particolari, per cui mi trovo in giro per il centro città. Ciao a tutti, sono venuto per un saluto veloce, avevo anticipato a Ludovico che insomma avevo degli impegni pregressi, ma mi faceva davvero piacere essere con tutti voi e insomma davvero volevo augurarvi buon anno e davvero che sia davvero un anno buono per tutti e speriamo che sia davvero migliore degli ultimi due anni, che sono stati davvero particolari, diciamo così. E come, un caro saluto a tutti. Grazie Manlio, come poi, ho detto nel titolo, per l'anno prossimo giù la maschera. A voi. Ciao Manlio, ciao. Scusami Gianni. No, ma più o meno io quello che volevo dire l'ho detto. Aggiungo soltanto una cosa, è chiaro che alla luce di tutto questo l'unica cosa che possiamo registrare è una fluidità della contemporaneità. Non credo che ci siano certezze di nulla e per nessuno, a partire dalla prossima scadenza del Capo dello Stato e poi così procedere per tutte le scadenze italiane, ma non solo italiane, tutte le scadenze a livello internazionale. Perché poi noi parliamo soltanto per ora del Presidente della Repubblica, e però non dimentichiamo che dietro l'angolo c'è la cosa più immediata, è la Segreteria Generale della NATO, poi dietro l'angolo ancora un po' più tardi c'è la Presidenza della Commissione Europea dopo la von der Leyen. E non dimentichiamo che fra due anni c'è il rinnovo della Presidenza degli Stati Uniti. Non dimentichiamo, l'unico che là è, aspettiamo che faccia la fine di Andropov, Xi Jinping, cioè nel senso che aspettiamo di capire quando muore e quando ce lo dicono, perché anche in quelle parti c'è una differenza tra il giorno in cui si muore e il giorno in cui si sa che si è morti, anche per lo stesso morto lo sa dopo che è morto. Infatti, quindi insomma credo che ci siano tante scadenze. Perdonami, un passaggio importante, se non clou per la tua università, è proprio la visita del Presidente della Repubblica poche settimane fa, giusto Gianni? Beh sì, è importante per la mia università certamente e io gli sono molto grato. Per l'Università di Enna, che è la più giovane università della Sicilia, appena 17 anni di vita, la visita del Presidente della Repubblica che rappresenta un riconoscimento, vorrei dire morale, che il Presidente della Repubblica certamente non entra nel merito dei percorsi scientifici e didattici delle università che visita, anche se sappiamo tutti che il Presidente della Repubblica non si muove così casualmente o accidentalmente, si muove con i piedi di piombo in termini metaforici, però segna anche un passaggio molto importante. Io non so se il Presidente Mattarella
ha scelto in maniera ponderata questa data del 10 di dicembre. Però so che se l'ha scelta ponderatamente arrivo a capire. Se l'ha scelta casualmente è stata una coincidenza eccezionale, perché è stata l'ultima visita ufficiale fuori dal palazzo del Presidente della Repubblica alla fine del suo settennato. E credo che, ripeto, penso che sia un caso, ma se non è un caso è ancora più importante, questa visita l'ha fatta nella sua terra, l'ha fatta in Sicilia, l'ha fatta andando a toccare un punto della Sicilia non particolarmente gettonato da nessun punto di vista, non è gettonato dalle fiction, non è gettonato dalla politica, non è gettonato dai servizi, non è gettonato dalle imprese e dalle imprenditorie, non è gettonato dalle infrastrutture, non è gettonato neanche dalla valorizzazione delle sue bellezze naturali. Pensate a Piazza Armerina, Aidone, tutte le realtà che caratterizzano quella terra, anche dal punto di vista naturale e paesaggistico. E lui ha scelto quella terra e l'ha detto, ha fatto riferimento proprio al centro della Sicilia, e ha scelto una terra che in qualche modo aveva bisogno di questo passaggio. Quando io ho invitato il Presidente della Repubblica, gli ho chiesto espressamente di venire per fare sentire la sua voce e farla sentire soprattutto ai giovani, che è emozionante, perché gli ho ricordato che i giovani, che poi l'ho detto anche pubblicamente quello che avevo detto a lui privatamente, gli ho detto anche che i giovani avevano bisogno di sentire lui che per questa terra, per la Sicilia, non è soltanto il Presidente della Repubblica, o come gli piace tanto oggi dire, il nonno d'Italia. Lui per questa terra, per i nostri ragazzi, per quei cittadini onesti che sembravano, e non so se non sia ancora così, essere morti sul marciapiede di Via Carini a Palermo con l'uccisione di Dalla Chiesa, per quella gente lui è un segno importante. Io nel mio intervento ho detto che lui è un nome, un simbolo e una storia. Anzi, ho detto un nome, una storia e una bandiera, ho usato queste tre espressioni, perché è un nome che immediatamente collega un pezzo della storia drammatica di questa terra, che però lui con la sua forza, il suo coraggio e anche con il suo percorso politico trasparente ad adamantino, perché non dimentichiamo che su Sergio Mattarella non si è mai riuscito a trovare neanche il pelo nell'uovo. Sì, e ma neanche Sergio, l'uovo. E Sergio Mattarella... E neanche l'uovo si è trovato. Neanche l'uovo. Sergio Mattarella è uno che è riuscito a riscattare tutto il peggio della Sicilia. Pensate, ripeto, l'ho detto pubblicamente, pensate oggi l'onestà con la O maiuscola nel nostro paese, onestà intellettuale, morale, politica, è rappresentata da un siciliano. E la Sicilia purtroppo ha avuto un'icona pessima. Pensate alle immagini della Sicilia nell'iconologia internazionale della mafia, pensate alla coppola storta, pensate ai fucili fumanti. Ebbene, lui oggi rappresenta l'onestà per antonomasia. È una storia, la storia di Mattarella è una storia eccezionale, purtroppo nella sua drammaticità, che lui è riuscito a filtrare e trasportare nella contemporaneità con un'eleganza, una leggerezza, senza far pesare a nessuno. Ma tu, quando io ogni volta che Mattarella fa riferimento alla criminalità, alla mafia, io penso che per lui sia una grande sofferenza. Certo. Perché quelle espressioni gli ricordano inevitabilmente un pezzo della sua vita, un pezzo della sua storia familiare. E poi una bandiera, è la bandiera della trasparenza, è la bandiera della competenza, è la bandiera di una persona che ha sempre saputo prendere con coraggio le sue decisioni. Oggi Mattarella ha preso una decisione coraggiosa, quella di fare un passo di lato,
acquisendo un ruolo eccezionale in Italia, di garante di questo paese, di fare un passo di lato per poter oggi dire con coerenza che le cariche non sono una professione, esatto, soprattutto le cariche pubbliche, che si passa dal comune alla regione, dalla regione al Parlamento, dal Parlamento al Parlamento europeo. Gianni, un ti devo, da saltimbanchi. Ti devo fermare perché vedo collegato, tu hai detto regione, comune e tutti quanti, cioè è collegato e do il benvenuto all'assessore Sergio Marino. Ciao Sergio, del comune di Palermo. Buonasera a tutti, buonasera. 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 Io invece non vi ho presentato la mia assistente, che è mia figlia, che per l'ultima puntata ovviamente ha sempre visto dall'altra parte dello schermo, questa sera l'ho fatta mettere da questa parte. Ecco. Allora, invece, professore Fiorello, una battuta perché so che poi ha un impegno. Io poi vi devo lasciare. L'ospite, infatti. Visto che il tema è il Presidente della Repubblica, ovviamente l'auguro è che insomma il Parlamento in seduta comune già da gennaio, febbraio, dovrebbe leggere il Presidente della Repubblica. Il tema stasera mi pare che sia questo. Io spero che ci sia una continuità intanto in considerazione della fisionomia, dell'autorevolezza del Presidente Mattarella e che il Parlamento insomma elegga una delle persone più autorevoli perché in questo momento l'Italia ha bisogno ovviamente di autorevolezza anche sul piano internazionale. Gli altri impegni ovviamente sono tutti importanti, ma credo che per l'Italia questo passaggio d'inizio d'anno sia un passaggio fondamentale, quindi l'augurio intanto è di benessere e di tranquillità per tutti noi. Sulla pandemia manco a dirsi, ci auguriamo di sconfiggerla e anche molto presto, ma certo elegge il capo dello Stato che è, come dice la Costituzione, il rappresentante dell'unità nazionale, è per un paese un passaggio importante, quindi che i partiti facciano del loro meglio, questo è il mio augurio. È importante, grazie. Prima che vai via, voglio, siccome non è riuscito a collegarsi perché aveva una cena fuori, però ci teneva moltissimo a portare il suo messaggio, mi ha mandato un video messaggio il nuovo magnifico rettore dell'Università di Palermo. Lo guardiamo tutti insieme. Sì, certo. Desideravo fare i miei migliori auguri per l'inizio di un nuovo anno 2022 all'amico Ludovico Gippetti e a tutti gli spettatori di Random. Che dire, iniziamo in un contesto certamente difficile. La pandemia purtroppo in questo momento ci attanaglia e ci crea molte preoccupazioni, ma siamo favorevolmente ottimisti di un recupero grazie alla campagna vaccinale, grazie a un senso civico che a Palermo finalmente si comincia a intravedere, quindi siamo ottimisti nella speranza di un 2022 assolutamente sereno. Saluto a tutti. Bene, anche Massimo ha dato il suo messaggio, sono molto contento. Valeria, un anno di impegni, la sovrintendenza del mare impegnata su diversi fronti, senza entrare ovviamente nel dettaglio perché bisognerebbe fare forse 6-7 puntate per poter raccontare una parte di quello che è stato fatto, però dico c'è un appuntamento importante in questo momento. Valeria. Ma certamente è un anno che ha visto approdare tanti progetti a cui tenevamo moltissimo e che ha visto diciamo tanti ritrovamenti importanti che hanno un po' segnato il passo di questa soprintendenza che doveva continuare a vivere sul solco degli insegnamenti di Sebastiano. Quello che mi dà forse maggiore gioia è proprio questa mostra che abbiamo realizzato all'Arsenale, quindi un luogo caro alla città di Palermo che finalmente è stato restituito nella sua bellezza, perché questa mostra si ricorda Sebastiano ed è articolata un po' su tutti i suoi passaggi, le sue conquiste, le sue scoperte, quindi partendo proprio da Sebastiano preistorico poi arriva a raccontare della soprintendenza del mare e dei progetti che ancora oggi continua a portare
avanti. Quindi è un appuntamento secondo me importante per la città di Palermo e volevamo che fosse inaugurata prima di Natale, proprio per dare a tutti questo segnale di cambiamento. Ecco, e poi speriamo che anche il comune ci aiuti a rendere questo posto fruibile, perché per ora è un po' difficile, visto appunto questa zona pedonale, l'ingresso dei mercanti a Fincantieri, quindi dobbiamo cercare di illuminarla, perché sennò diventa un luogo pericoloso, soprattutto il pomeriggio. Quindi insomma cerchiamo tutti di mettere un poco di noi per dare al meglio questo segnale alla città di Palermo. Grazie, grazie Valeria, ovviamente l'augurio è rivolto anche a tutti quanti e soprattutto l'invito a vedere questa mostra, che effettivamente è molto bella perché raccoglie molti pezzi importanti che si trovano in diversi musei siciliani, che per la prima volta sono messi insieme, ed è veramente una mostra molto bella. E vedo che c'è con noi anche da Bergamo Monsignor Giulio Della Vite. Ciao Monsignore. Ciao a tutti, bentrovati, buona serata. Come stai? Bene, bene, spero altrettanto voi, grazie dell'invito. Bene, grazie, tranne ovviamente come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, siamo circondati da positivi a tutte le parti, però riusciamo un po' a destreggiarci per cercare di bypassare questo virus il più lontano possibile. Invece ovviamente Bergamo diciamo che è stata quella che ha pagato un prezzo molto importante, vero Monsignore? Beh, Bergamo ha sofferto molto nella prima ondata e la paura e le ferite si riaprono vedendo i contagi che risalgono. Fortunatamente non ci sono tanti ricoveri, fortunatamente le vittime sono contenute, anche se ogni vita ovviamente è sempre una tragedia quando la si perde o viene a mancare. C'è tanta voglia di rinascita, ma c'è anche tanta paura. Però passato il momento della solidarietà, dove tutti cercavano comunque di dare un aiuto, c'è un duplice movimento che forse caratterizza un po' tutta la realtà, ma da noi si sta vedendo molto. Passata l'onda della solidarietà, dell'aiutarsi, c'è stato un bivio che le persone scelgono: o quello della solidità, del farsi tante domande, dell'interiorizzare, del cercare di migliorare, del rinascere, o quello della chiusura egoistica, che porta ogni tanto poi a escandescenza, impaziente, a quello che si chiama, che chiamiamo tante volte lo psico-Covid, dove manca l'aria tante volte nelle relazioni, mentre il Covid faceva mancare l'aria dei polmoni, tante volte manca poi l'aria di un soffocamento che reagisce poi con tanto nervosismo, con tanta impazienza, con tanta intolleranza, con tanta stanchezza nel raffrontare la realtà e le relazioni. Certo. Questi due vivi mettono una grande sfida di fronte ad una realtà che vuole nascere, che vuole ripartire e che cerca in tutti i modi di farsi sentire solida. Perfetto. Voglio dare il benvenuto ad un altro nostro amico collegato da Roma, Leonardo Lagravinese, scusami Leonardo, sembri proprio Babbo Natale con questa barba, Leonardo. Infatti sono stanco dopo le girate notturne. Leonardo, lo dico per i nostri ospiti, per i nostri amici collegati sulle varie piattaforme, Leonardo, oltre ovviamente a essere un caro amico, è stato persona molto impegnata, quasi un braccio destro, se non il braccio destro, del generale Roberto Conforti. Con lui ha condiviso un momento molto triste e buio della nostra nazione, quando siete stati arrestati per la reliquia di Sant'Antonio, giusto Leonardo? Esatto, ai noi. Certo. Il generale Conforti non c'è più, come non c'è più il mio collega Raffaele Tarantino, con i quali ho condiviso 21 giorni di prigionia,
ingiusta, ma non perché come tutti coloro i quali vengono arrestati mi sono dichiarato innocente, no, è stata, non siamo stati neppure giudicati poiché siamo stati prosciolti nella fase istruttoria, quindi ai noi abbiamo solo dato un po' di libertà a qualcuno che con la mania del protagonismo si è fatta luce grazie al nostro martirio, perché si è trattato di un martirio. Io ancora, sono passati molti anni, ne porto i segni, è un segno indelebile per uno come me che ha sempre lavorato onestamente, e vedersi accusato di un qualcosa che per un gesto fatto esclusivamente per portare al giusto posto una reliquia così venerata. Non siamo stati accusati di aver preso benefici di sorta da risorse economiche che qualcuno ha parlato oscure, ma giusto chi ha parlato, ma nell'ambito del processo, che processo non c'è stato, nell'ambito della fase istruttoria, appunto, è venuto fuori, non è venuto fuori assolutamente nulla, e nulla c'era nell'atto di Leonardo, sì. Ricordiamolo, voi avete recuperato le reliquie di Sant'Antonio, quindi non è esatto. Che si parlava di chissà quale mistero occulto oppure di chissà quale traffico, cioè voi per aver recuperato le reliquie di Sant'Antonio il nostro reato fu falso ideologico, averlo trovato, vabbè, è falso ideologico perché per salvaguardare la fonte, che era una mia fonte, che io stesso avevo incaricato di avvicinare il personaggio della Mare del Brenta, perché presumibilmente poteva essere un'azione fatta da loro, per quel fatto lì, poi, per non coinvolgere questo mio informatore, che peraltro era stato già minacciato da Felice Maniero, ho cercato di deviare i sospetti sulla mafia del Brenta cosiddetta, ma non facendo nulla di diverso da quello che potevo fare, cioè allontanare il recupero dal luogo, perché il Maniero personalmente mi disse che se avessimo fatto il recupero nella zona, lui sarebbe stato automaticamente inquisito dai magistrati del posto. E siccome a me premeva la reliquia, premeva il fatto che dovevo salvaguardare l'informatore perché l'avevo inserito io nel discorso, e quindi ecco il mio reato, perché il nostro reato fu quello, cioè, appunto di dire che avevamo recuperato l'oggetto a Roma anziché nella zona del Brenta, cioè, anziché nella zona del Brenta, peraltro nella zona stessa non fu Maniero o Leonardo, qualche suo accolito Leonardo, a guarda, consegnarci questa reliquia, ma fu data al nostro informatore, e quindi alla fine ed è un episodio particolare, poiché essendo dei cattolici credenti, nel momento in cui abbiamo avuto questa reliquia fra le mani ci siamo commossi. Leonardo, fermati Leonardo, perché devo congedare due nostri ospiti perché devono andare via, e quindi ti chiedo scusa un attimo, Leonardo. Sono io che mi lascio, mi faccio piccolo inciso. Se dovesse saltar fuori un modo per ritrovare la natività del Caravaggio,
non dico assai, ma un paio di giorni di carcere me li farei anch'io. Ma questo così rimane fra me e te. Beh, allora, su quello non ti posso dire nulla, perché in quella pratica c'è anche una mia relazione di servizio. Quindi do la parola a Monsignor, prima a Monsignor Giulio Della Vite per un saluto e poi via via agli altri, così li congedo. Prego, Monsignore. Grazie di cuore, mi chiedo scusa se faccio una assolutamente, ma sono già a un altro impegno, ma ci tenevo a salutarvi e davvero augurarvi che il 2022 sia un anno di benessere, ma nel senso di essere bene, perché solo se tutti ci sforzeremo di essere bene potrà tornare quel benessere che il virus ha tanto condizionato. Auguri di cuore a tutti. Grazie, grazie Monsignore, arrivederci, alla prossima. Professore Fiorello, so che devi andare, e poi Gianni, devi inserire il microfono, Lillo, il microfono, fermo, no, non ti sentiamo, il microfono, Lillo, non si sente, devi inserire il microfono. Sì, scusate, tantissimi auguri a tutti e un abbraccio affettuoso, arrivederci. Grazie, ciao Lillo, ciao. Magnifico rettore. Allora, devi andare via pure. Sì, io soltanto volevo ringraziarti per questa ospitalità, ringraziare gli altri amici presenti in video, e per tutti mi permetto di salutare e ringraziare Valeria e fare un augurio a tutti coloro che ci ascoltano, ma se mi permettete in particolare ai miei studenti, alle mie studentesse e ai miei studenti. E l'augurio è quello che il messaggio di pace e di speranza che viene dalle parole del Presidente della Repubblica, sicuramente domani farà un messaggio molto alto, come non ho dubbio che sia, e dalle parole che periodicamente, ripetutamente dà il Papa, indicando il sentiero di una pace condivisa e di una coesistenza pacifica convinta, questo messaggio lo vorrei girare ai miei ragazzi, dicendo che se questo riuscisse davvero a diventare realtà, allora forse il mondo riuscirebbe ad essere migliore, cambiando ancora una volta, ma al meglio. Auguri, buon anno, grazie anche grazie a te. Un saluto e un bacetto alla tua bambina e comunque speriamo di vederci, come si dice in questi casi, l'anno venturo. Esatto. Grazie. Ciao Gianni, ciao, grazie. Ciao. Do il benvenuto anche al nostro amico Renzo Botindari. Ciao Renzo. Devi ciao inserire... mio caro, buonasera a tutti. Stai. Ma insomma, diciamo, mi difendo. Sono attorniato da casi positivi di continuazione, dobbiamo stare sempre attenti. Ah, questo sicuramente. Assessore Marino. Assessore Marino, eccomi. Allora, che ci dobbiamo aspettare dal comune di Palermo per il prossimo anno? Che siamo già agli sgoccioli, le elezioni, per dire. Intanto le elezioni, che sono solo le elezioni. Ma io vorrei, quando si fa, fare un breve messaggio, partendo con una considerazione di natura personale, che poi mi ricollega al discorso che farò. Io sono stato l'altro ieri alla fiera per fare un tampone, e credo che andare lì e vedere le condizioni in cui oggi si vive in quel contesto, con le file delle persone che vogliono fare il tampone, ma soprattutto mi ha colpito molto lo stress cui sono oggi sottoposti tutto il sistema sanitario. Ecco, io credo che noi dobbiamo tutti dire grazie a queste persone, perché abbiamo passato un anno, e soprattutto in questo è un periodo terribile, ci sono contagi a livelli veramente spaventosi, per fortuna meno gravosi di quelli che abbiamo vissuto negli anni, nei mesi scorsi, all'inizio dell'anno. Ecco, questo è stato un anno difficile. Io mi auguro, ecco, che l'anno prossimo riusciremo tutti insieme a uscirne fuori, con l'impegno di tutti. E il comune da questo punto di vista deve guardare ai più deboli, deve essere sempre più vicino alle persone che hanno bisogno. Noi abbiamo cercato di farlo in tutti i modi. Io credo che l'impegno del comune deve essere prima soprattutto rivolto a queste persone in questo momento di difficoltà,
E poi certo bisogna anche guardare all'amministrazione, bisogna anche guardare alla comunità, bisogna fare di più di quello che si è fatto, nessuno si vuole nascondere dietro le criticità di una città che è difficile da amministrare, e però io credo che guardandosi indietro bisogna anche guardare al buono che si è fatto, perché il buono che si è fatto è comunque una base su cui costruire. Quando avviene un cambiamento, io nella mia vita professionale ho sempre criticato coloro che arrivavano in un ufficio, io sono un funzionario, non sono un politico, no? E sostituivano un dirigente, un responsabile, buttavano a mare tutto quello che aveva fatto il predecessore. Io credo che sia sbagliato, io credo che bisogna costruire sulle cose positive e poi certo cambiare il passo, cambiare, perché bisogna, però la considerazione che faccio, guardate che le difficoltà che ha il Comune di Palermo non sono difficoltà solo del Comune di Palermo. Io credo che l'intervento legislativo che oggi è stato esitato alla Camera dimostra che c'è un sistema, una difficoltà strutturale sui comuni del Mezzogiorno. Quando si vuole risolvere un problema, io credo, sono un tecnico, bisogna capirlo, studiarlo e poi trovare le soluzioni. E le soluzioni non sono facili, credetemi, non sono facili. Però io credo e confido che la città di Palermo sarà capace di esprimere il meglio possibile perché la città possa continuare anche meglio di quello che si è fatto, cercando di raggiungere obiettivi ancora più significativi, ancora più importanti, di questo nostro contributo sia dentro che fuori non mancherà mai. Sergio, ovviamente chi fa può sbagliare o sbaglia, chi non fa è più bravo a criticare, su questo non c'è ombra di dubbio. Infatti però, chi governa perde e chi sta fuori perde. Però dico, a prescindere ovviamente questa frase, però guardando il trascorso, dove ha sbagliato il Comune di Palermo secondo te? Ma guarda, tante cose onestamente non si potevano fare meglio, si potevano sicuramente fare. I settori dove probabilmente noi siamo stati, abbiamo avuto difficoltà, sono quelli dei servizi, i servizi essenziali. Abbiamo ottenuto grossi risultati su progetti strategici, bisogna ricordare Palermo Capitale della Cultura, Manifesta, insomma, abbiamo avuto grandi, il turismo a Palermo ha valori che sono il vero tesoro della città. La gente a Palermo comunque viene, con tutte le criticità che ha. Palermo è una città aperta, è una città mediterranea, una città aperta a tutti, e questo è un valore inestimabile che deve essere conservato da chiunque prenderà il posto del sindaco Orlando, della compagine che andrà a governare la città. Su queste basi non bisogna cedere, secondo me bisogna resistere e bisogna mantenerle. Certo. Valeria, so che tu devi andare via, quindi ti do il sì. Perfetto, benissimo. Io ti ringrazio naturalmente tutti e sono molto lieta di poter porgere gli auguri a questo gruppo di random che Ludovico con grande maestria riesce sempre ad attrarre nella sua trasmissione. Un saluto particolare di Elisabetta e che sia veramente un anno migliore dove riusciamo a cooperare meglio, ad essere tutti più vicini e più solidali, perché secondo me ci manca tanto questo senso di condivisione, di collaborazione. Questo è fondamentale. Bene, grazie a tutti. Tanti auguri. Ciao. Buon lavoro. Ciao. Renzo, allora devi inserire il microfono, Renzo. Tu mi fai gli scherzetti. Sei tu che me lo dici, caro. Io te lo chiudo. Invece, comunicazioni servizi, scusami, Renzo, particolare al mio collega ingegnere Marino. Perché, aspetta, Renzo, sì. Scusa un attimo. Comunicazioni servizio, Leonardo, devi ruotare il tuo telefonino iPad in orizzontale, così si vede perfetto. Prego, Renzo. Stavo dicendo un saluto particolare al mio collega ingegnere Marino, perché ha detto tutte le sue peculiarità, ma principalmente ingegnere, sai com'è tra di noi, ovviamente, diciamo, è il valore aggiunto che ti dà poi la forza di confrontarsi con le cose più difficili. E anche quando sembrano cose impossibili, poi insomma si riesce sempre a trovare veramente degli ottimi risultati. E so che lui ha lavorato benissimo
in tutte quelle che sono state, come si dice, le sue come si dice, i suoi assessorati e le sue, insomma, che ci sono stati in questa esperienza politica. Anche insomma, perché devo dire una cosa, sì. Onore alle armi. Sì. L'assessore Sergio Marino non si è mai tirato indietro ogni volta che l'ho invitato. Questo non è cosa da poco, perché vi posso assicurare che ogni volta che io faccio una trasmissione e trattiamo o di politica o di argomenti un po' più scottanti, gli ospiti spesso mi chiedono: ma chi c'è? Ah, allora io non vengo. Ah, ma no, se c'è quello non vengo io. L'assessore Sergio Marino, o per incoscienza o per stile, non si è mai andato indietro, anche la Fossa dei Leoni quando Se posso vi posso dire che le deleghe che ho sono talmente camorruse, scusate il termine palermitano, certo, che qualunque confronto mi sembra onestamente una passeggiata. Poi molto fa sempre dietro a qualunque carica c'è sempre un uomo e c'è, diciamo, quella che è la propria educazione. È stato sempre una persona molto deliziosa. Noi ci siamo incontrati all'ordine professionale in passato, insomma, dico bene. E che ti devo dire, Ludovico? Gli auguri, Renzo. Quali auguri? È stato un anno terribile, difficile, anche visto dalla trincea, ti devo dire, perché io ho avuto questo onore, diciamo, di essere sempre impegnato nella trincea di questa città. E poi anche quest'ultimo compito da maggio della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo per fare ripartire tutte queste attività. Guarda, è stato un anno veramente difficile e pesante, però ti devo dire che anche davanti a queste difficoltà ci siamo ritrovati squadra, quei pochi che eravamo, perché devo dire anche noi come tecnici nel tempo abbiamo subito, come si dice, una riduzione, un sacco di gente è andata in pensione, ci sono state varie situazioni, però ti devo dire ci siamo sempre ritrovati in squadra. Sono d'accordo con l'assessore Marino che specialmente, ecco, chi è un buon amministratore sa benissimo che lui semina e chi raccoglie è sempre chi viene dopo, anche perché se tu consideri che un procedimento, quello che doveva essere così veloce, affidato al RUP, io mi ricordo quando uscì questa cosa facevamo i bei convegni, cosa fare, il RUP ha risolto i problemi. Un procedimento dura mediamente 14 anni, 15 anni, quindi dura sempre molto di più di un mandato. E quindi è bravo l'amministratore che semina e permette a chi viene dopo di raccogliere. È sempre così. Certo. Questo è la storia, perché questa ovviamente è la storia che condiziona ogni nuovo, come dire, governo. Ma, amministrare bene significa anche questo, sai? Certo, senza ombra di dubbio, perché come abbiamo detto, governare ha una responsabilità che è completamente lontana dall'opposizione, però dico, entrambi hanno la responsabilità di una città a prescindere. Invece volevo, siccome abbiamo un video messaggio, che la scorsa puntata abbiamo avuto come argomento e ospiti i Vigili del Fuoco. C'è un carissimo amico, Claudio Pieri, che con la sua cagnolina, che poi è abbastanza adulta, Luna, nelle azioni di recupero di Ravanusa, ovviamente insieme a tutto il gruppo cinofilo, si sono impegnati e hanno recuperato sia ovviamente le persone che erano sotto le macerie ancora in vita, che purtroppo i corpi ovviamente delle persone che non ce l'hanno fatta. E quindi c'è un video messaggio e vi chiedo di ascoltarlo insieme a me. A tutti voi, alla redazione di Random Sereno 2022, da parte di due dei componenti del nucleo cinofili del Comando Vigili del Fuoco di Palermo. Certo, Luna è di uno spettacolo eccezionale. Bene, allora, assessore, so che tu devi andare via, anche perché noi adesso un po' chiudiamo anche la nostra trasmissione. Sergio, un saluto e un augurio, prego. Beh, io saluto tutti, intanto il caro Renzo, che con piacere ti vedo
anche te Ludovico, tutti gli ospiti, e per me è sempre un piacere venire e confrontarmi con tutti. È un momento particolare, io credo che, l'ha detto bene anche Valeria, dobbiamo metterci tutti, sbracciarci, indipendentemente dalle idee che abbiamo, dalle appartenenze. È un momento in cui bisogna davvero essere coesi, e credo che, lo diceva il professore Puglisi, domani il messaggio del Presidente sarà molto, la cui stima nei confronti del Presidente da parte di tutti gli italiani mi pare che è dimostrata ampiamente. Io credo che il messaggio del Presidente sarà importante, lo ascolterò anch'io con attenzione, perché credo che il 2022 sarà un anno davvero davvero importante per tutti, per la svolta e anche per Palermo. Quindi ripeto, l'impegno dei palermitani e mio in particolare, in qualunque posizione sarò, pure da pensionato libero come sono sempre, ecco, sarà massimo. Senti Sergio, una domanda, sarai coinvolto nelle politiche? Ma io non sono un politico, tu lo sai. Lo so, vabbè, voglio dire, devi metterti un pochettino più a favore di camera, perché ti vediamo di mezzo lato. Cioè quello non sono un politico, peraltro non è che io ho lavorato con un obiettivo politico, perché chi fa politica si mette lì, no, e fa 5 anni di governo facendo politica. Io ho fatto il tecnico, io ho cercato di affrontare i problemi e di risolverli. Alcuni li ho risolti, altri no. Ho seminato, le cose si vedranno fra qualche anno, non diceva bene Renzo, ho fatto cose di cui vado fiero, che non vedrò io, ma le vedrò da cittadino. Quando le vedrò da cittadino sarò ancora più felice, perché saranno quello che ho seminato, ecco, potrò vedere finalmente realizzato. Io mi auguro davvero che la città sia consapevole che c'è bisogno di una svolta, ma la svolta non significa cambiare, non fraintendetemi, La svolta è una svolta rispetto a una strategia che ci ha visto la città di Palermo un po' sacrificata, mortificata, indebolita da una strategia nazionale che, per fortuna, mi pare che sta accadendo, che si sono accorti che le cose non andavano, il federalismo fiscale non ha funzionato. Qua a Palermo le tasse non le paga quasi nessuno, cioè una città non può vivere di contributi e sovvenzioni, ci dobbiamo sbracciare tutti. Certo, certo. Sergio, grazie. Buon anno a tutti. Grazie, buon anno e tanti auguri. Bambina, che vedo. Buon anno, auguri. 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 Assistente di studio. Ciao Sergio, ciao Sergio. Allora, qui adesso possiamo spaziare. Aspetta che ci vedo. Ecco, fatto così ci vediamo meglio. Leonardo... allora Leonardo, tu invece sei andato in pensione, ma comunque sei impegnato, non fai il Babbo Natale? No, ahimè, faccio il nonno, però lavoro e sono impegnato nel settore delle investigazioni private, in particolare nel settore dell'arte, quindi dalla ricerca di opere rubate alla verifica di autenticità di opere d'arte contemporanee e questo è quello che faccio, insomma. Adesso devo muovermi, non posso essere vabbè, ma chi è sempre stato abituato ad essere operativo, credo che la pensione sia soltanto, come dire, una linea da oltrepassare. Peraltro sono impegnato anche con cariche, ahimè, che mi danno un po' di noia, tipo sono presidente nazionale della Confederazione degli Investigatori Privati Italiani. Non può mancare niente. Ed è un onere che proprio mi porta via molto tempo, litigate con tutti i contorni, tutto quello che ci può essere, potete immaginare. Io però, siccome tu mi aggredisci queste domande, non ho salutato ancora la tua splendida collaboratrice che con piacere rivedo dopo un po' di tempo. Ciao Elisabetta. Ciao. Questa sera coinvolta. Hai fatto bene, perché l'ultima puntata di fine anno, quale migliore auspicio il sorriso dell'innocenza che ancora fortunatamente esiste nelle nostre famiglie. Certamente, come no.
Renzo, allora un saluto, un augurio. Ma guarda, saluto certamente, speriamo che questo sia un anno migliore del precedente, certamente questa volta lo possiamo dire a prescindere da tutto, ma quello che volevo dire, io prendo spunto di positività anche dai discorsi che facevate poco fa, quando si parlava già del nostro primo ministro attuale, della nostra, come si dice, riconoscimenti in Europa, eccetera. Ecco, nel momento in cui scendono in campo persone che hanno un riconoscimento, una certa professionalità, dimostrano una certa qualità, non è difficile ottenere la stima in giro per il mondo. Io mi auguro che a questo punto, noi sappiamo sempre, perché noi ci conosciamo ormai da un poco di tempo, sì, che non è che mancano le intelligenze in questa terra, ma anche nella nostra città e in giro. Mi auguro solo che chi un domani si troverà alla guida delle varie realtà sappia quantomeno attorniarsi di persone capaci, e stai tranquillo che qualche cosa di buono ne uscirà fuori. Questa secondo me sarà la grande rivoluzione, la grande mentale, che sembra praticamente una cosa banale, ma purtroppo è ancora... No, ma c'era quando andavamo a scuola a Renzo, c'era un detto in siciliano che poi lo traduco per Leonardo, l'intelligenza c'è e che maluspartuta. Certo. Per Leonardo l'intelligenza c'è, solo che è distribuita nelle persone sbagliate. Va bene, Leonardo, anche a te un saluto e un augurio. Un augurio a tutti quanti, veramente di cuore, un nuovo anno colmo di ogni bene per tutti quanti noi, è l'unica cosa che si può dire. E anche noi, in questo momento comunque sono in cosa, non mi, accidenti, c'è mio figlio che è positivo, quindi l'abbiamo saputo stasera, pertanto... Auguri, mi riservano di stare 10 giorni così. La cosa drammatica, sai qual è, Ludovico? Che le indicazioni le devo avere dal medico di famiglia, a cui ho chiesto e con molta franchezza mi ha detto: queste sono le indicazioni che mi hanno dato e non me ne hanno date delle altre. Quindi lei, manco lei sapeva che cosa dovessi fare. Quindi speriamo bene. Rimane a casa bello tranquillo così. No, quello sì, tanto non avevo velleità di passare serate chissà dove, dovevo stare comunque a casa, però adesso imposto, quando ti viene imposto è più pesante. Certo, anche perché Leonardo, le discoteche sono chiuse, quindi ti do sta notizia, quindi non ti sei perso niente, va bene? E capirei, si vede il discoteca. Io ovviamente come Random, come Ludovico Gippetto, qua anche con la mia assistente che questa sera è con noi, faccio gli auguri di tanta salute e serenità, che credo sia la cosa migliore, come abbiamo messo come titolo, che l'anno prossimo buttiamo via la maschera, quindi giù la maschera, perché... Purtroppo è una situazione che ci fa ricordare un momento veramente buio e brutto. E con questo vi saluto, ci vediamo l'anno prossimo con Random. Ciao Renzo. Bacio alla tua principessa. Ciao. Tanti auguri. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, auguri ancora.